Ciao a tutti! Come vi avevo promesso, vi parlerò delle agenzie di intrattenimento in Corea. Salterò solo l'SM Entertainment perché era noiosa. Quindi vi parlerò direttamente della JYP e della Jellyfish. Prima di andare nelle varie agenzie di intrattenimento, ho fatto tappa al Tourist Information Center di Hapkujong. Dovete scendere alla stazione di Hapkujong, uscita 6. Andare dritti e ve lo ritrovate subito alla vostra destra. Ho fatto giusto un giretto fra gli abiti di scena dei vari idoli e gli accessori, ma francamente non mi è piaciuto molto. Invece, se uscite dall'uscita 2 e proseguite dritti, sarete sulla Hapkujong Rodeo, dove ci sono all'inizio tutti questi orsetti che rappresentano le varie band del K-pop. La prima agenzia di intrattenimento dove sono voluta andare è stata la JYP. Quindi voi continuate sempre su questo grande stradone. Ma tenete d'occhio la vostra destra quando arriverete a questo palazzo della Burberry, assolutamente inconfondibile. Appena arrivati lì, svoltate subito a sinistra e proseguite su questa strada. Fate molta attenzione alle stradine sulla vostra sinistra, perché ai tempi mi regolavo. Perché quando vedevo il caffè Tom & Tom's sapevo che quella era la stradina dove dovevo infilarmi. E dopo pochi metri, davanti a voi, all'angolo sulla sinistra, vedrete appunto il vecchio edificio del JYP Entertainment. Davanti all'angolo ci sarà il Dunkin' Donuts. Inutile dire che, come vedete, ci sono dei bei ragazzi stile idol e ovviamente tutte le pareti tappezzate di foto di idol, alcune anche autografate. Se volete andare alla Jellyfish Entertainment, l'agenzia dei VIX, uno dei miei gruppi preferiti, dovete tornare indietro. E una volta che avrete davanti a voi, sull'altro lato della strada, il famoso palazzo della Burberry, attraversate e proseguite dritti su quello stradone. Seguite, proseguite. Io e la mia migliore amica, abbiamo dato un'occhiata sulla nostra destra, c'era una stradina che portava, dritto dritto a un bel parco tutto innevato. Abbiamo girato appunto a destra, ci siamo infilate, abbiamo fatto un giretto nel parco. Davanti all'entrata del parco, se non entrate e prendete la stradina che lo costeggia a sinistra, vi ritroverete davanti a un altro stradone, lo attraversate e un pochettino più a destra c'è una traversa che è quella della Jellyfish Entertainment. Noi siamo state sfortunate perché, sapendo comunque che era dall'altra parte della strada, ma non sapendo bene, infilata in quale vicoletto, dalla strada ci siamo imbattute in un gruppone di ragazzi stile, idol che avevano tutti la stessa cartellina dello stesso colore con dei documenti dentro. E ho detto alla mia migliore amica: seguiamoli perché di sicuro vanno lì. E infatti non mi sbagliavo, perché quei ragazzi erano lì per un'audizione maschile. Che fortuna che abbiamo avuto! Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio vi parlerò del cibo coreano. Ricordate di mettere un like e di iscrivervi al mio canale. Ciao!